Un monitoraggio costante, 24 ore su 24, su oltre 700 servizi, 7500 ATM e sulla rete degli oltre 12.000 uffici postali. Siamo entrati nella Service Control Room di Viale Europa a Roma, dove ogni giorno vengono controllati sia il canale digitale sia quello fisico, per prevenire o risolvere problemi che potrebbero compromettere l'operatività della più grande e capillare rete distributiva del paese. Il compito della Service Control Room è quello di fare attività prevalentemente proattive, quindi intercettare quegli allarmi per i quali abbiamo messo le soglie e di intervenire prima che questo allarme diventi un vero e proprio incidente o problema. Un'attività fondamentale che si è dovuta riorganizzare durante la pandemia. Abbiamo remotizzato le attività della Service Control Room attraverso lo smart working, consentendo ai ragazzi e agli operatori di effettuare le stesse attività che svolgevano qua in sede attraverso i sistemi informativi che hanno messo a disposizione. Sono state create delle aule virtuali, delle sale virtuali su Teams che hanno consentito a tutti gli operatori di parlare, di scambiarsi le informazioni come se fossero a fianco uno all'altro. Ogni mese, dalla Service Control Room di Poste Italiane, vengono eseguiti interventi per prevenire o porre rimedio a circa 44.000 potenziali incidenti.